Allora, ho alzato un livellino la cognizione, ho messo questa tutina, che mi ha reso troppo pesante, quindi ho dovuto mettere questo scudo. E boh, l'arma non l'ho potenziata. Prima di tornare dove ero prima, a questo punto vorrei vedere se qui, visto che mi sembra che abbiamo trovato la chiave per accedere, si possa accedere a questa zona, magari una zona che va visitata prima, visto che ci ho dato la chiave. Ma chi è che spara? Zitto, 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 che non va visto. Va visto. Vadi, 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 vadi. Grande Gigino, apri sta minchia di porta. C'è nessuno dietro a posto. Ok, ho aperto una porta per aprire un'altra porta. Allora, dominio dei sonni. Ah, una nuova zona. Vabbè, dai, che fa? Cosa ci potrà mai essere? Mamma mia, ma è veramente di una squallidume. Ma cos'è questa cosa? Io non lo so. Sembra davvero molto poco ispirata questa zona. Cosa mi dovrebbe rappresentare questa cosa? Mamma mia. Raramente si giudica male graficamente a livello di design un gioco nel 2020. Ma questo gioco veramente sembra uscito dal 1974 per il livello di innovazione e di graphic design. Allora, zona nuova, abbiamo anche una breccia che non sincronizzo, sinceramente. Al solito, come ogni nuova zona, ci sono 72 strade possibili. Questa sarà una scorciatoia. Buh. Questi gradini servono a qualcosa. Buh. Ok, possiamo andare o di là o di qua. Di là sembra una strada chiusa, quindi ci vado subito. Mi tolgo. Questa è una scalinata, no? Un po' troppo verticale. Questa è la porta chiusa. Sarà una scorciatoia. Buh. Vabbè. Allora. Destra e sinistra, vediamo un po' che ci abbiamo. Porta chiusa. Con questi bidoni molto... Qual è il senso nell'ambiente di gioco di questa fila di bidoni qui? Cosa rappresenta nell'economia dell'ambientazione? Questo è cos'è? Un tavolo con due sedie. Cos'era? Un bar? Era un bar questo posto? Queste sono delle casse che c'hanno della birra dentro? Non le hanno scaricate? Cosa mi... Non lo so. Dai che ci sei? Quell'uomo ha una... Sta facendo la mossa di Tenzing quello. Tenzing! Esatto, sta facendo la mossa di Tenzing, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Ok. Ah, fanno tutti la mossa di Tenzing. È Tenzingolandia. Di qua c'è qualcosa, di là c'è un mostro, però c'è pure una voragine. Poi c'è un silenzio paradossale. Boss così, buttato così. Cioè, veramente sono necessarie cose così. Sì, già è la seconda zona dove spunta questo come, non, come, come nemico normale. Ok,
guarda come. Pagano meno addirittura dei soldati con lo scudo. Questa è una porta aperta. C'è qualcuno dietro quella porta, è evidente. Vabbè, comunque è chiusa. Qui c'è una scala, di qui c'è un'altra porta chiusa. Vediamo la scala dietro la porta. Ah, c'è un tizio. Una scala. Cos'è? Io lo colpirei da dietro. Mazza, è tosto! Ah, è caduto! Non ha molto equilibrio. Minchia, si avvelena. Non so se è veleno quello. Però vabbè. Poi vado a finire dove? Ah, serve solo per attivare questo. Sincronizzatore di breccia, ok. Non so se sincronizzare quella perché effettivamente è vicino all'ambasciata, però c'è un caricamento di mezzo. Ora, qualcuno mi deve cazzo spiegare a che serve sta minchia porta qua? Cioè, si dovrà aprire in qualche maniera. Sono cosa mi ci metti una scala con una cazzo di porta senza un cazzo di senso? Solo una. Vabbè, mi sta facendo irritare questo gioco. Ma che c'è un boss là? Cioè, il boss quello col gemello. Ah, boss. Questa è chiusa. Io non capisco le porte. Certe volte sono aperte quelle illuminate, certe volte sono aperte quelle chiuse. Ah, c'è un mini boss prima di entrare dal boss. E due mini boss prima di entrare al boss. E allora, un momento, uno alla volta. Venga di qua che ci sono. No, ho usato troppa stamina, ho usato. Fino a 3, credo, fino a 3 fieschettine adesso, solo che. Ma che è un altro? Ma che stiamo a fa' però, eh? Cioè, ma che stiamo a fa'? Ma dove cazzo stai mirando? La seconda è circa il 40% della barra piena, là in basso a sinistra. Che se meno ancora un po', ma dovrebbe riempire una terza fiaschetta. Il problema è che non la posso ricaricare al falò, devo morire sostanzialmente. Può essere talmente bravo da menare un sacco di nemici senza farmi colpire, cosa che chiaramente non sono in grado di fare. Vabbè. Qua andiamo da sto tizio che spero sia da solo. Che fa? Ehi! Aspetta, lo colloqui?
rimasto fermo a guardarmi mentre lo picchiavo. Ecco, adesso ce ne ho tre e sono in giallo. Aspetta, qua c'è un percorso però. Scusatemi, cioè questo è il boss, due mini boss dentro. Cioè voglio sperare di no. Cioè voglio sperare che non ci sia un terzo, però. Cioè di fare la stessa boss fight con un doppio boss mi sembra un po' eccessiva come recupero degli asset, eh? Cioè proprio di basso 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 livello come cosa. Allora, di qua c'è un'altra zona, totalmente un'altra zona. Allora io farei la seguente: andrei a riposare al falò, proverei ad affrontare il boss, anche se forse non mi riesce un livellino 5000 anima, credo di no. Comunque non c'è tanta, insomma c'è tanta strada, perché insomma c'è tanta strada, però non ci sono tanti nemici da affrontare nel caso morissi. Quindi potrei pensare di spulciarmi prima il boss. Ci arrivassi senza anime sarebbe anche meglio. Guarda, che sono coglione. Allora, quanto mi serve per passare di livello? Funzione dell'utente, mi serve 6003, non ci arriverò mai. No. Niente, è stato totalmente inutile dire fino a qua. Boh, se quello è il boss e ci sono tutti quelli, ok, è difficile perché sono in due, però il moveset. Stimoli della mente, non c'ho niente. Eh sì, non credo di essere in. Sono in medium come peso, credo. Vabbè, affrontiamo sto boss. Ah, non è un boss! No. Ma che si può così? Un macello, ma che si fa così? No, un momento, vabbè. Vabbè, però scusatemi, guardalo quello, alzo le mani. It's the hands of the air. Put your hands in the air. Puccio Enza, va? Ma vaffanculo, porca di quella mannaggia. Ma porca di quella mannaggia schifosa. Ma che c'è di nuovo sta cosa? Non posso prendere le anime, che succede? Che so ste cazzo de orde, de brecce, de come cazzo si chiamano? Buh. Vabbè, non era un boss comunque, non era un boss. Vabbè. Qua mi sa che il boss sarà il Tenzing con i raggi laser. Dominio dei sommi. Vabbè. Dove cazzo si va di qua? Oh, spero di potermela fare a corsa. E non so se continuare dritto, se si può, oppure scendere nel cunicoletto. Credo che ci sia ancora la. Minchia, c'è ancora. Suoi, ma lasciami in pace. Ah, c'è pure il fantasmino. Ma io c'ho 5000 anime là.
Eccolo. Non posso uscire da qui. Vero? La guarda. Cioè, è qualcosa di proponibile questa merda? È qualcosa di proponibile questa merda? È proponibile questo scempio? Niente. Vabbè, diciamo addio alle 5.000 anime e andiamo per i cazzi nostri, va porca di quella, mannaggia. Ma questo c'è una barra della stamina che è più corta di un fusillo. E mi metti 75 nemici insieme. Tra l'altro mi fa incastrare nell'angolo, perché qua le hitbox dei nemici e degli angoli sono magnetici. Vabbè. Ok, abbiamo perso 5.000 anime. Doveva succedere prima o poi. Doveva succedere ed è successo. E vabbè. Colpo di scudo, proprio le due delle uno. Non fa un colpo di scudo. Ma c'è pure il fantasmino, quello che lancia le cose. Ma ancora sto orologino non si è girato, no? Vabbè. Che te devo dire? Cazzi miei. Sì, sto andando dritto, io non... Faccia finta che non ci sono. Ma è... Senti, io mi farei... Come così, eh? Lasciamo stare quelle 5.000 anime. Me la sto cavando, non sembra. Il sapore della carne umana è un gusto acquisito. Ok, l'altro giorno ho trovato un globo d'acqua intatto e andrò dritto nelle mie scorte segrete. Vabbè. Questi sono rimasti senza acqua da quanto ho capito. Tant'è che bevevano questa specie di liquore che costava meno dell'acqua, perché l'acqua non ce ne stava più. Allora, signor pesciolino, possiamo fare una cosa così? Senza disturbare i suoi. Ma, per esempio, tutta quella vita là sopra, chi cazzo me l'ha tolta? Tra l'altro pure due fiaschette invece che tre. Ma perché? Cioè la terza non me la ricarica neanche se muoio. Che merda. Che merda. La testa la puoi caricare solo. Guarda che coglione che sono io. Pensavo fosse già morto. Invece quello mi stava menando. Vabbè. E residui di carbonio tua mamma però, eh. Allora, sal pesciolino, facciamo una cosa one to one. Dove cazzo sei? Dove cazzo? Va perché? Ma c'è tutto il pavimento. Vabbè. Qualcuno pulirà con un po' di alcol. Allora, residui di carbonio. Non ci facciamo una benemata fonchia. Entriamo nella stanzettina Ina. C'è un oggetto di qua. Una manina, un paio di manine molto belle. Chissà che cosa vogliono dire, tipo trappola inculata, non salire, scappa. Passioni. No, cazzo!
Venga qua, venga qua. Aia, ma guarda. Dove cazzo miri, testa di minchia? Ma cosa mi ha colpito? Cosa? Cosa? L'ascella? C'ha l'ascella passata? Ma è mo... Scusami. No. Ma è morto. Ma... Io veramente, ma quante bestemmie mi devono fare buttare? Ah, qua si passa qua. Aspetta, io voglio capire dove devo andare però. Ma questa è tipo una stanza del boss? O è tipo l'altro lato del... Ah, qua no, qua è l'altra stanza, però c'è ancora bordello, credo. Ci sono dall'altro lato, potrei recuperare le mie anime o perderne altre 2000. Oh, ma qua tavolini stanno attrezzati. Ah, guarda, bellissimo a posto. Cosa che non posso ricaricarmi la cazzo di vite, ma è normale? Questa è chiusa? Devo salire? Che cazzo devo fare? Avanti. Io non lo capisco questo. A parte che non trovo più da dove sono venuto. Da qua. Cioè mi metti una scala enorme, una stanza, una porta chiusa. Perché? Perché? Cioè, qual è il motivo? Qual è il senso? Farmi innervosire? Beh, allora ci sei riuscito. Poi che sono sti triangoli qua? Cos'è? Un appendiabiti? Una sedia? Una poltrona? È una sedia? Sono perplesso. Allora, qua si è aperto. Quindi volendo io potrei anche recuperare le mie anime. Che stanno qua all'angolino. Zitto, no, mi faccio i cazzi miei. A posto. Stia lì, mi faccio i cazzi miei, Mi faccio i cazzi miei e mi faccio un livellino. Faccio un livellino di... Non so più neanche che cosa stia uscendo fuori da questo... Questo essere, questo un livellino di stamina. Perché la stamina non è mai abbastanza. Allora. Di qua abbiamo, aspetta, c'è qualcosa tipo da recuperare. Non lo sapevo mai. Va bene. Poi non so se questa armatura che ho messo effettivamente mi protegge da qualcosa, perché non sembra che subisca meno danni. Qua c'è un'incisione. Dolce, splendida carne si connette alla sorgente e ci rende di nuovo completi. Aha. Carne di cosa? Di serpente? Di... Quello che cos'è? Un orsetto? Un lavatore? Vabbè. Che ci sia una scala che porti alla stessa... Aspetta, no? C'è una parte dietro, ecco. Carbonio raffinato, con il preziosissimo carbonio raffinato che non so a che serve. E poi una parte su. Qua dietro c'è qualcuno, non mi meraviglierei se qualcuno potesse colpirmi da dietro la parete. Cioè, me l'aspetto. Mi colpisca, mi colpisca.
colpisci, colpisci. Ci sta provando probabilmente. Aia, no, no, sta qua. Era un po' ralenti questo. Ma signora, che fa? Fa le scale? Di qua, venga, 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 bravo, faccio inversione. Quasi, ce l'ha quasi, ce l'ha quasi. Con estrema calma, va bene così. Certo, ogni tanto perdo pure sti così perché non li lascia, non li droppa dove li uccidi, ma li droppa. E basta con questo che... Ah, questo è quello blu. Questo è il Power Ranger blu. Ti ho visto? Potrei anche farmi i cazzi miei volendo, però momentaneamente. Questa era una sala di... Una sala di... Di colloqui filosofici, probabilmente. No, no, non mi hai visto, non mi hai visto, è stata un'impressione tua. Che fa? Giro giro tondo. Allora, ha perso l'audio, per questo stava andando in giro a cercarlo. Che cazzo fai? M'ha bloccato. Allora, di questo non conosco in realtà. Forse ci devo stare un po' più distante comunque. E vabbè, ma altri due colpi che fanno. Ah, sono senza vita. Eccola che è arrivata. Cazzo. Però cazzo Cristo. Dai, un colpo, bravo, bravo, bravo. Mannaggia, questo è più tosto dell'altro. Qua c'è una porta, apri sta nicchia di porta. Accesso alla sala del sole negato, vabbè. Sono senza vite. E non sto messo molto bene. Ma io qua devo saltare, cioè per forza. E saltiamo. Ci ha pensato prima di morire, però ci ha pensato. Sono morto. Ha dato due passi. Aspetta, da dove sono caduto? Due calcolini. Vabbè, sono morto. Nel dubbio. A posto. Ma chi me l'ha fatto fare comprare? Cioè, gli ho lasciato pure dei soldi a questi tizi. Gli ho lasciato pure dei soldi, gli ho lasciato. Ma perché? Perché, perché, perché? Io non me lo so spiegare. Vabbè. Allora, le scale, sì. No, no, le scale no. Aspetta, qua c'era... C'era l'amico Frizzi, no? Sì, amici Frizzi. Vadi, vadi, vadi. Non si fermi, non si fermi. Ma io adesso devo ritentare a saltare, cioè... L'intelligenza mi suggerirebbe di no. Però... Ah, tra l'altro è sparito. È sparito proprio. Ah, qua c'è l'amico Frizzi. No, aspetta, guarda. Possiamo fare pure una serie di salti. Ma quella che è un'altra breccia. Scusami, io l'attivo, eh. Ma che fa? Se paga, no? Così quantomeno parto da qua. Se me lo concede, sto rincoglionito. Non cade, ecco, ciao.
Arrivederci e grazie. A posto. Allora, qua ci sono delle cose da toccare, interagire. Qua c'è un ponte spezzato, non credo di arrivarci saltando. Poi che c'è un ponte sano, nella quale si può andare. E aveva toccato la mia curiosità questa cosa. Ok, va bene così. A posto. Non farò più un salto in questo gioco perché non sono in grado, evidentemente. Va bene.